siamo con Giada Parlato. Allora, il nome della tua squadra? AC Tua Pollicione. Qual è stato il vostro percorso per arrivare qui in finale? Allora, abbiamo giocato 6 partite, di cui ne abbiamo vinte 4, perdendo le 2-1, in modo da arrivare terzi. Abbiamo sfidato i secondi, abbiamo fatto seconda contro terza, abbiamo vinto l'altra sera una partita che è durata più di 2 ore, dal 2-0 al 3-2, e siamo arrivati oggi qui. Chi è stato il migliore realizzatore per la tua squadra? Forse la nostra prima banda, sì, Fabio. Senti, come giudichi l'organizzazione di questo torneo? È un torneo organizzato molto bene, anche il fatto di aver diviso le 2 categorie in modo da permettere a tutti di divertirsi e non di fare troppa differenza di categoria. Organizzato molto bene, anche nelle 2 palestre con spazi adeguati, molto bene. Fai gli auguri alla tua squadra. In bocca al lupo alla mia squadra e complimenti al presidente Gerardo per il torneo in questa società. Pollastro. Raffaele sei, grazie.
siamo con Gerardo Amato, presidente della Nuova Polisportiva Ponticelli. Gerardo, come ogni finale che si rispetti, siamo arrivati al quinto set, tiratissimo tra l'altro. Questo evidentemente bisogna anche fare un vanto e merito a chi ha organizzato questo torneo, in modo tale da un po' da livellare tutto. Sì, quest'anno proprio per livellare tutto abbiamo deciso di dividere il torneo in due categorie, in quella categoria amatoriale che stasera si è disputata la finale e quella di giovedì prossimo che sarà la finale, quella agonistica. Si è notato comunque grande fair play in campo e con tanta voglia di vincere, nonostante la voglia di vincere che avessero i giocatori, sia gli anziani a detta degli stessi che dei giovani. Sì, vabbè, quello che ci accomuna tutti quanti insieme è proprio la passione per la pallavolo e stasera si è visto sia durante il fair play che durante la gara, ma sia che in tutta, diciamo, il torneo stesso. Gerardo, cosa mi puoi dire a proposito, perché immagino che non solo ci sei tu che sei il presidente di questa organizzazione, ma dietro di te sicuramente ci deve essere una mini struttura per organizzare tanto. Sì, sì, infatti colgo l'occasione per ringraziare chi insieme a me organizza, che è Carmen Terracciano, e tutto lo staff dei ragazzi che ci supportano, Luca Borriello, Arne Esposito, Alfonso Cozzolino, Davide Napolitano, tutti i ragazzi, diciamo, che fanno parte della nostra polisportiva. Quali sono i prossimi progetti, Gerardo, se è possibile sapere? Vabbè, sicuramente adesso ci fionderemo sulla finale, quella agonistica, e poi ci tocca subito pensare al prossimo anno sportivo con le nostre categorie che partiranno dalla prima divisione Serie D fino alle categorie giovanili. Ok, grazie e auguri ancora per l'organizzazione da parte dei giocatori, questo è il messaggio che ci è stato detto prima. Grazie e sicuramente all'anno prossimo. Prima di tutto un complimento da parte dei giocatori, perché si sono complimentati appunto con l'organizzazione del torneo. Beh, sicuramente questo ci riempie di gioia, perché è stato abbastanza duro comunque riuscire ad organizzare praticamente due tornei, perché dividendolo praticamente in due categorie, insomma, abbiamo dovuto gestire due competizioni. Veramente qualcuno ha anche chiesto a quando il prossimo torneo. Vabbè, sicuramente l'anno prossimo, comunque nel mese di giugno ci sarà, insomma, un'altra edizione, anche perché abbiamo visto che quest'anno ha riscosso un particolare successo e quindi è stato positivo appunto dividere le due categorie, perché si sono divertiti, insomma, tutti. Poi ciò non toglie che magari si potrà organizzare qualcosa anche per dicembre. Carmen, quali possono essere le prime difficoltà nell'organizzare un torneo simile? Beh, sicuramente cercare di accontentare tutti, perché è comunque un periodo un po' particolare, comunque gli atleti sono impegnati anche appunto in impegni con le società, sono impegnati in altri tornei, e quindi forse la cosa più difficile è stata riuscire, insomma, a mettere un po' d'accordo tutti. Allora, l'appuntamento per quando sarà? Sicuramente per giugno 2018. Siamo con Luca Borriello dello staff della Polisportiva Ponticelli. Allora Luca, quali sono le difficoltà per seguire il presidente e il dirigente? Vabbè, bisogna avere molto tempo da dare a disposizione, diciamo, per il nostro presidente, però lo faccio, diciamo, a ben cuore, perché seguire le attività che vengono svolte dalla mia società è una cosa che mi fa molto piacere, diciamo, seguirli. Luca, tu sei, oltre in questo caso ad essere, far parte dello staff, sei anche un giocatore. Qual è stato secondo te il livello di questo torneo?
Sicuramente ci sono, è amatoriale rispetto a quello agonistico, però in questa partita ci sono stati veramente picchi di eccellenza, cioè diciamo grandi punti di bravura, di eccellenza. Non a caso si è finiti al quinto set, con un quinto set tra l'altro tiratissimo. Ricca di sorprese è stata questa partita e devo dire che è un risultato che proprio non mi aspettavo. Diciamo. Allora, tu ti candiderai come prossimo, come giocatore o come staff per il prossimo torneo? Questo dipende dal presidente, a me farebbe tanto piacere partecipare. Partecipare come però? Come atleta, però okay. Va bene. Anche come staff, dipende dal presidente. Vabbè. Allora, auguri e alla prossima. Ok, ciao. Ci troviamo con la squadra che è arrivata seconda. Comunque è stata una partita tiratissima e non a caso è arrivato al quinto set. Infatti è stata una bellissima partita. Quella che ha vinto stasera è soprattutto l'amore che abbiamo per questo sport. Quindi noi ce l'abbiamo messa tutta, però i ragazzi sono stati veramente bravi. Devo dire che qui c'è un attaccante che ho visto che più volte ha dato forza ai compagni perché si potesse andare avanti e recuperare la partita. E cerco di fare da volano, è normale, ci deve essere qualcuno che carica il gruppo. Ce l'abbiamo messa tutto, ci abbiamo provato e purtroppo è andata così. Ha pesato un po' la stanchezza, abbiamo comunque il doppio degli altri anni, però sono stati molto bravi loro. Mirko, i ragazzi hanno detto così, loro ci stavano sopraffacendo perché erano più esperti di noi. Tu cosa ne pensi? Comunque sei un giovane. Sì, la loro media annua era inferiore rispetto alla nostra e si è notato durante i 5 set. Comunque bisogna dire, nonostante l'età o qualche capello grigio per chi ce l'ha, avete lottato fino alla fine. Sì, siamo orgogliosi, per, come diceva il capitano allenatore, dell'amore dello sport che abbiamo per la pallavolo, e proprio per questo ci siamo impegnati, giochiamo sempre cercando di divertirci e mettendoci il massimo dell'impegno. Cosa ci possiamo dire a proposito dell'organizzazione di questo torneo? Un'ottima organizzazione, ci è piaciuta molto, anche sul rispetto degli orari, su tutto insomma. Veramente un bellissimo torneo. Ci riproveremo l'anno prossimo. Vabbè, auguri allora. A 52 anni, perché l'anno prossimo faccio 52 anni. Anche altri 100. Grazie. Giada, è stata una partita tiratissima, ma evidentemente il tuo buon auspicio di prima ha portato bene. Sì, come prima l'avevo detto. Magari abbiamo sovvertito anche i pronostici, loro erano molto più esperti. Potevano comunque vincerla veramente, però noi non abbiamo mollato e ci abbiamo creduto più di loro. Senti, da capitano della partita, chi è che va elogiato di più? Dai, Fabio. Fabio? Sì. Perché lui comunque è un po' più esperto rispetto a noi, ci ha dato una mano nei momenti più difficili. Ha una certa... Ragazzi... Ma voi il capitano l'avete scelto o si è autocandidato? Si è autocandidato. È venuto e ci ha costretto a tutti quanti a essere il capitano. Tutti. È un leader nato, quindi o si sceglie, lo scegliamo noi, va bene così. Lei. Auguri ragazzi. Solo una cosa, io vorrei inquadrare Riccardo. No, un attimo, Riccardo, che è vestito total pink per una scommessa iniziale. Che se fossimo arrivati in finale lui si sarebbe vestito tutto rosa. Purtroppo il pantaloncino non l'abbiamo trovato, però ha mantenuto la promessa. È un'emozione assurda giocare così, veramente. Grazie a Gerardo che ci ha permesso di partecipare e ha organizzato un bel torneo, veramente. Ci siamo divertiti tantissimo.